Dal maestro non si... Il centro storico di Mottola, location per un momento unico, l'incontro con il maestro cubano Leo Brouwer, conosciuto in tutto il mondo, è considerato all'unanimità una vera e propria istituzione. È stato lui l'ospite d'eccezione della terza serata del Festival Internazionale della Chitarra Città di Mottola. In largo chiesa, giovedì sera, il dibattito moderato da Lucio Matarazzo e la proiezione di un DVD tematico con gli interventi anche del direttore artistico del festival, il maestro Michele Libraro. Brouwer ha ripercorso la sua storia, le sue esperienze artistiche e culturali. I concerti gratuiti andranno avanti per tutta la settimana nell'Auditorium Manzoni di Mottola, a partire dalle 20:30. Il festival è organizzato dall'Associazione Accademia della Chitarra, è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Mottola e Lions Club Massafra Mottola. Non avevo stato in contatto con l'organizzazione di questo festival, che mi piace moltissimo perché non solo è un festival per il pubblico, sino che è un punto di incontro tra professionali da tutto il mondo, che siamo quasi tutti amici. Difficile di trovarli, alcuni amici di 30-40 anni fa. La pratica didattica che abbiamo, soprattutto della generazione più giovane, perché la mia generazione è un po' noiosa e un po' rigorosa nel peggio senso della parola. E io non mi considero noioso, ma l'insegnamento della cultura, dell'arte, non deve essere erudito. L'erudizione va bene per il conoscimento, ma non per un'attitudine in confronto con la nuova generazione. Ancora una volta, con la speranza questa volta di metterci in linea con i più grandi eventi internazionali della Regione Puglia. Penso a Martina Franca, penso ad altre iniziative che un po' con più fortuna riescono a essere, diciamo, sul carnet degli eventi internazionali della musica classica. In questo caso noi parliamo della chitarra, e è una speranza meritata del nostro paese, e anche questa volta questi artisti credo ci daranno una mano sostanziale. Ballare per un solo...